Un sinodo che ha dato prova della vivacità della Chiesa cattolica, che non ha paura di scuotere le coscienze anestetizzate o di sporcarsi le mani discutendo animatamente e francamente sulla famiglia. Un sinodo che in 3 settimane di lavori ha messo le difficoltà e i dubbi che sfidano e minacciano la famiglia sotto la luce della fede e li ha affrontati senza paura e senza nascondere la testa sotto la sabbia. Così Papa Francesco ha sottolineato i meriti del lavoro dei 265 padri sinodali della 14ª Assemblea Ordinaria dedicata alla vocazione e alla missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo di oggi, nel suo discorso conclusivo. Lo ha fatto chiedendosi che cosa significherà per la Chiesa concludere questo sinodo dedicato alla famiglia. Le sue parole e la testimonianza del Cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale del sinodo. Significa aver testimoniato a tutti che il Vangelo rimane per la Chiesa la fonte viva di eterna novità contro chi vuole indottrinarlo in pietre morte da scagliare contro gli altri. Significa anche aver spogliato i cuori chiusi che spesso si nascondono perfino dietro gli insegnamenti della Chiesa o dietro le buone intenzioni per sedersi sulla cattedra di Mosè e giudicare qualche volta con superiorità e superficialità i casi difficili e le famiglie ferite. La Chiesa ha voluto avvicinarsi alle persone, presenta la dottrina, quindi il messaggio, il kerigma della Chiesa come tale, ma allo stesso tempo vuole inchinarsi e reclinarsi sopra le persone che sono in situazioni difficili. Si è parlato per queste situazioni particolari di un accompagnamento che vale naturalmente per tutte le situazioni, ma in particolare quelle di cui si parla, queste cioè dei separati o dei divorziati, risposati, un accompagnamento pastorale, allo stesso tempo un discernimento sulla loro situazione attraverso incontri, attraverso partecipazione alla vita della Chiesa, attraverso soprattutto il contatto con i sacerdoti, con gli operatori pastorali e poi arrivare naturalmente a un'integrazione di queste persone, si sentano veramente parte della Chiesa. Nel corso del dibattito sinodale, secondo Papa Francesco, si è cercato di trasmettere la bellezza della novità cristiana, qualche volta coperta dalla ruggine di un linguaggio arcaico o semplicemente non comprensibile. Le opinioni diverse, che si sono espresse liberamente e purtroppo talvolta con metodi non del tutto benevoli, ha commentato ancora il Pontefice, hanno certamente arricchito e animato il dialogo, offrendo un'immagine viva di una Chiesa che non usa moduli preconfezionati. Così abbiamo cercato di abbracciare pienamente e coraggiosamente la bontà e la misericordia di Dio che supera i nostri calcoli umani e che non desidera altro che tutti gli uomini siano salvati. L'esperienza del Sinodo ci ha fatto anche capire meglio che i veri difensori della dottrina non sono quelli che difendono la lettera ma lo spirito, non le idee ma l'uomo. Non le formule, ma la gratuità dell'amore di Dio e del suo perdono. Il primo dovere della Chiesa non è quello di distribuire condanne o anatemi, ma è quello di proclamare la misericordia di Dio, di chiamare alla conversione e di condurre tutti gli uomini alla salvezza del Signore. Così Papa Francesco ha inserito il Sinodo sulla famiglia nel contesto dell'anno straordinario della misericordia, che si aprirà l'8 dicembre. Dopo il lungo applauso dell'Assemblea, ha annunciato che la relazione finale, composta da 94 paragrafi, sarebbe stata pubblicata come abbiamo fatto l'anno scorso. Prima dell'intervento del Papa, nel pomeriggio di sabato, i padri sinodali avevano votato uno ad uno i paragrafi della relazione, approvandoli tutti a maggioranza qualificata di 2/3. 2 paragrafi sono stati al limite di questa maggioranza, quelli relativi alla maggiore integrazione dei divorziati risposati nelle comunità cristiane. Non si parla espressamente di accesso all'Eucaristia, ma di accompagnamento delle coppie da parte dei presbiteri sulla via del discernimento, secondo l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. Tra i tanti punti toccati, la relazione invita a rafforzare la preparazione al matrimonio, soprattutto per i giovani che ne sembrano intimoriti. Ecco la necessità che nelle parrocchie, nelle istituzioni, si cominci a parlare del matrimonio
come un bene straordinario. Questo è quello che il Sinodo ha voluto sottolineare, l'accompagnamento dei giovani per prepararli ad un matrimonio, e un matrimonio cristiano, che non sia una sorpresa. Nella relazione finale si richiama la dottrina dell'indissolubilità del matrimonio sacramentale, non giogo ma dono di Dio. Si ribadisce che la Chiesa non discrimina chi ha tendenze omosessuali, ma è contraria alle unioni tra persone dello stesso sesso. Viene poi fatta un'ampia riflessione sulla necessità di annunciare con un linguaggio nuovo il Vangelo della famiglia e la grazia che si riceve vivendo i beni della famiglia, unico punto di connessione in un'epoca frammentata. Infine, i padri sinodali chiedono al Papa di valutare l'opportunità di offrire un documento sulla famiglia.